Ultima domanda, come facciamo a essere ascoltati e ascoltare Gesù nelle nostre preghiere? Ma guarda, Gesù ci ascolta sempre, non hai bisogno di andare a cercarlo, leggi Apocalisse 3:20 per favore, una scrittura per te, fratellino di 12 anni, Apocalisse 3:20, 3:20. non devi andare a cercare Gesù perché lui sta cercando te. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e Alla busso porta del del tuo cuore. cuore. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Amen. Capito? Quindi Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore e del cuore di chiunque lo guarda, si sintonizza con Gesù come nello spirito. Non è questione di andare a una chiesa protestante o cattolica, va a qualunque chiesa ti pare, sono tutti uguali, più o meno. Capisci? Chi zoppica di qua, chi zoppica di là. Però attenzione che queste chiese non vi lavino il cervello di mettere gli occhi sulla chiesa e non su Gesù, perché questa è la cosa triste che avviene. La salvezza è solo, quando una chiesa dice la salvezza è solo in questa chiesa, è una setta, non è vero, la salvezza non è nella loro chiesa, ma è Gesù e basta. E anche in certe chiese, c'è anche in certe chiese, la salvezza è in funzione che predicano Gesù, tutto lì. Ok, ma quando cominciano a predicare santi cattolici, santi protestanti, no, alt. Perché? Perché nella Bibbia non ci sono. È semplicissimo. Allora, Quindi. Gesù ci ascolta sempre, e come possiamo noi sentire la sua voce? Allora, semplicemente stando zitti e ascoltando. Quindi il modo migliore, guarda, ti dico come faccio io, lodo il Signore in lingua, in italiano, in inglese, in spagnolo, come mi viene, e poi ascolto, bisogna ascoltare. Il segreto per discernere, ricevere, capire la parola di Dio, la sua voce, sta lodarlo e poi ascoltarle. Cioè Gesù dice, quando pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia lodato il tuo Sì. nome. Una preghiera che non è mai stata ripetuta in tutto il Nuovo Testamento. Padre nostro non è una preghiera da ripetere, come lo sappiamo, È un perché esempio. Gesù non l'ha mai ripetuta, i discepoli, gli apostoli neanche. Questa storia di ripetere come pappagallini è un'invenzione dei religiosi. Le preghiere non si ripetono, i pappagalli ripetono. L'uomo di Dio prega dal cuore, parla, 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 Gesù, non ripete. Amen. Ripetere sono, capito, lascia perdere. Quindi parlare a Gesù, Gesù ha insegnato come pregare anche in Giovanni 17. È tutto un Amen. capitolo che Gesù, un capitolo che è solo una preghiera, solo una preghiera. Un capitolo di Giovanni 17. Come prega Gesù? Cosa ripete? Il rosario, qualche preghiera protestante, No, la no. preghiera di Martin Lutero o della Madonna? No. Ma Gesù prega dal cuore e in tutto il Nuovo Testamento, ma anche il Vecchio Testamento, non esiste una preghiera ripetuta perché Dio guarda l'universo, non esistono due gocce d'acqua simili, non esistono due impronte digitali uguali. Dio odia le fotocopie, capisci? È solo il diavolo che ama le fotocopie e le ripetizioni e che adesso vorrà marchiare tutti con marchio della bestia perché tutti dicono sempre di sì e che sono delle fotocopie, dei robot che dicono sempre quello che lui vuole. Dio dà la scelta, ha dato la scelta anche a Lucifero, che si è ribellato, anche la scelta di ribellarsi e di diventare diavolo. Dio dà anche questa scelta. Le ripetizioni sono solamente per i pappagalli. Va bene? Non dobbiamo ripetere le preghiere. Ci sono delle false dottrine che dicono, ripeti questa preghiera 500 volte, salvi l'anima. E se la ripeto 600, allora salvi l'anima più una fragolina sopra. E se la ripeto 10.000 volte, due fragole. È una stupidaggine. Cioè, è uno che non può ripetere perché magari c'è un problema mentale, come fa? Non è ridicolo. Va bene? Va Quindi, come bene. fai? Loda il Signore. Padre nostro, se sei di cielo, sia lodato il tuo nome. Quindi, quando si prega, vuoi ascoltare Gesù? Quindi, prega lodando il Signore. E Amen. lodalo finché c'hai lode. Dopo un po' lo ringrazi e ti metti in ascoltare. Se dici dacci oggi il nostro pane quotidiano, se c'è già 10 kg di pane, cosa chiedi il pane? Ma chiedi del companatico. Chiedi, magari non hai soldi per l'affitto, magari non hai benzina nella macchina, magari c'hai un familiare che c'è un cancro, magari c'hai un. Capisci? Dacci oggi la guarigione, dacci oggi
la benedizione, sana oggi il mio matrimonio, Amen. Stiamo divorziando, salvaci, mio figlio è all'ospedale, salvalo, Amen. Mio fratello sta morendo, aiutalo, salvalo. Questo è il pane quotidiano, cioè cos'è? Quello di cui hai bisogno. Capisci? Noi, dacci Amen. Oggi il nostro pane quotidiano. Ma scusi, ho appena comprato 5 kg, dacci oggi il pane, ho comprato 6 kg, dacci oggi il pane. Questo è un pappagallo. Nel Nuovo Testamento non esiste, non è, nessuno ha pregato il Padre nostro due volte. È sbagliato pregarlo? No, puoi pregarlo, ma non affidarti sulla ripetizione, va bene? Amen. Amen. Quindi Amen. Praticamente allora, primo, loda il Signore, secondo, chiedi cosa hai bisogno. E quando chiediamo, per favore, non chiediamo solo nel nome dell'egoismo, dammi la guarigione, liberami del diavolo, dammi soldi, aiutami a avere un diploma, Gesù dammi una macchina nuova, una moglie, un marito. Tutto per me. Tutto per me, ecco, foto, selfie, flash, guarda Gesù, vedi, questo sono io. Guarda, c'è persino la croce sul di dietro, ci sei anche tu, così non ti dimentico. Ma hai notato me che begli occhi che ho? Guardami Gesù, selfie, click, ecco sono io. Il mondo gira intorno al sole, il sole sono io. Sì. Dio, tu esisti per aiutarmi, per benedirmi, per salvarmi. È logico che sei morto nel Calvario, perché mi ami. È logico, grazie Signore che tu pensi a me, a me, a me, a me, io. Allora come preghiamo? Perché non è niente di male chiedere guarigione, protezione. Come numero preghiamo? Uno, sia lodato il tuo nome. Va bene? Numero due, chiedere cosa hai bisogno. E cos'è bisogno? Cos'è la cosa più importante che hai bisogno? Comunione con Gesù. Esatto, brava. La presenza Dora. Di Dio. La presenza di Dio. Amen. Prima di pregare, dammi soldi, dammi una moglie, guariscimi dalle malattie. Sì, prega sì, Gesù, sì. Aiutami. Dio, Amen. Padre, aiutami ad essere come tuo figlio. Amen. Aiutami Amen. A salire il mio calvario. Gesù, sono ammalato, ho cancro, non ho soldi. Gesù, prego. Aiutami a essere come te, vivo o morto, col cancro o senza, con soldi o senza, con moglie o marito o senza, con macchina o senza, vivente o morente, voglio essere come Gesù. Amen. Quando preghiamo, facciamo conto che siamo in croce insieme a Gesù. Come pregava Gesù? Oh Dio, liberami da questa croce. No. Oh, i chiodi fanno male, aiutami. No. Oh, Signore, c'ho i peccati del mondo. Che mondo brutto però. Io non mi merito di essere qui. Pregava così Gesù? No. No, ha detto, lì c'era la sua madre Maria. Donna, ho dovuto abbandonarti per salvare il mondo. Ecco, qui c'è un discepolo, Giovanni. Là, si gira di là, uno che lo malediva. Se sei figlio di Dio, facci scendere, salva te e noi. Si gira dall'altra parte, un altro che parla e lo sgrida, guarda, stai zitto, noi siamo colpevoli, questo è innocente. Sì. Signore, ricordati di me. Gesù cosa gli dice? Ah, mi fanno troppo male i chiodi, io ho i miei problemi. No, dice, con tutto oggi. Il dolore dei chiodi, oggi sarai in paradiso con me. Va bene? Sì. Poi poco prima, mentre lo inchiodavano, così dice, che male, ma cosa fate? Ho fatto miracoli, vi ho guarito, vi ho perdonato. No, cosa ha detto? Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Quindi volete imparare a pregare, imparate la lingua dell'altruismo, imparate la lingua di Gesù. Volete che Dio risponda a vostre preghiere? Leggi 1 Giovanni 5, 14 e 15. 1 Giovanni 5. Questo è il segreto per ricevere risposta alle preghiere. 1 Giovanni 5, 14 e 15. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Ci esaudisce se? Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà. Ah, no, non secondo la sua volontà. No. Non dice secondo i nostri bisogni. No. Ma io sto morendo con cancro, non ho soldi, non ho niente.
La volontà non è che mi guarisce a me, mi aiuta a me, mi dà a me, in più a me. Se è la sua volontà, sì. Ecco, e a volte è di guarirmi, è lo che lo è sempre, ma innanzitutto la volontà di Dio è che io e tu e noi diventiamo come Gesù. Amen. Sì. Finito? 15. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Egli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che Gli abbiamo chiesto. Abbiamo, adesso, ora, in questo momento. E se ci abituiamo a pregare nel modo giusto, per la gloria di Dio, per il beneficio di Dio, per il bene di Dio, per il vantaggio di Dio, per l'interesse di Dio, quando succederà? Che avremo bisogno noi? Di una guarigione miracolosa. Di una guarigione di un cancro, e lui ci ascolterà anche allora, perché sa di non avere davanti della gente maledettamente egoista che pensa solo a me, foto, selfie, guarda che sono io, che bel naso, come sono bello. No, ma sa che infatti le nostre preghiere devono sempre cominciare per la gloria di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia lodato il tuo nome, non è neanche di ripetere le parole, puoi dire pregare in altro modo. Alleluia, gloria a te, Signore, ha cominciato, ma giusto. Quindi, Amen. Cosa devi pregare per la gloria di Dio? Invece pregare, dammi soldi, dammi pane, dammi questo, dammi quello, prega. Gesù, Dio, nel nome di Gesù, aiutami a servirti, aiutami oggi a evangelizzare, aiutami oggi ad amarti di più, aiutami oggi a amare mia moglie, mio marito, mio fratello, i miei vicini, i miei fratelli, a dare l'amore, a dare il Vangelo. Gesù, aiutami a fare il tuo interesse, non il mio. Aiutami, guidami, voglio essere tuo discepolo. Aiutami, voglio essere tuo figlio, voglio darti onore, voglio darti gloria. Sono stanco di me, questo puzzolente morto, stramorto, cadavere chiamato io, voglio Gesù. Amen. Se impariamo a pregare così, quando arriverà il momento che qualche freccia del diavolo ci colpisce, alla spalla, cancro, un'altra freccia, allo stomaco, fegato, sono ammalato, e lo vado a Dio, Signore, non mi interessa vivere o morire, sono pronto a morire, gloria a Dio, però se tu vuoi che continui a servirti, a lodarti, a onorarti, guariscimi. E questa è fede. Non uno che sempre prega per me, io, me stesso. Va bene? Amen. Sì. E devo continuare? È chiaro. Però, fratello, ti suggerisco di ascoltare un insegnamento che abbiamo messo sulla radio con il titolo Come sentire la voce di Dio. E lo trovi sulla pagina Audio Sposa di Cristo. Ecco. Il titolo Come sentire la voce di Dio. E guarda tutta questa urla che ho fatto, non è mica per questo fratellino dolce. No, lui sta cercando Gesù. Cerca di capire che sto parlando a una radio di gente qui, stiamo parlando, questo andrà su YouTube, sto parlando a tutti, ti assicuro fratellino che non ce l'ho con te, anzi apprezzo grandissimamente che tu stia cercando come pregare. Quindi, Amen. In una parola, se tu nelle tue preghiere glorificherai Dio, cercherai Dio, il suo interesse primo del tuo, lui ti ascolterà, ti sente. Sì. E avrai la petizione, avrai la capara, avrai l'anticipo, avrai quello che stai chiedendo. Amen. Ultima domanda per oggi, da parte di un fratello nuovo.